Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, titolo del filmato odierno. Serafino Massoni, Linetta, il grande cuore di YouTube. Ma vediamo un po' di che si tratta questa faccenda del grande cuore di YouTube. Oggi mi pare che sia mercoledì 3 febbraio 2010 e si sta avvicinando il fatidico giorno del 7 febbraio 2010, quando ricorrerà il mio glorioso 70° compleanno, essendo io nato il 7 febbraio 1940. E qualcosa di me stesso l'ho già detta in uno dei miei precedenti filmati di qualche giorno fa, intitolato Serafino Massoni, Linetta, il marinaio delle Antille. C'è un bel pezzo della mia infanzia, di quando, del 43, 44, 45, quando stavo a Venezia con mamma, papà, c'erano le SS, le spie tedesche, le spie inglesi e via di seguito, la Gestapo e via di seguito. Allora, oggi è 3 febbraio e fra 4 giorni, 7 febbraio, 70° compleanno, capito? E va bene, ma vediamo un po' che cos'è questo il grande cuore di YouTube, perché sono appena rientrato da Piazza Massoni, no? Piazza Massoni mi è stata creata da un grande architetto. Questo architetto si chiama Vuoto Più Scuro, alias Luigi. Scusami, caro Vuoto Più Scuro, alias Luigi, scusami se non riesco sempre a rispondere a quello che mi scrivi, caro, ma tu sai che la situazione adesso è un po' complessa, bella ma complessa, perché il mio glorioso canale con tanto di partnership è gestito direttamente dallo staff italiano di YouTube. C'è la supervisione di controllo pure della polizia postale e YouTube. E anche ci sono anche le mani del professor Tommaso Gastaldi. Io il professor Tommaso Gastaldi spesso e volentieri lo chiamo il professor Tommaso Gandolfi, perché il mio inconscio, che la sa più lunga di me, dice a me: Serafino Massoni, guarda che Serafino Massoni, tu e il professor Tommaso Gastaldi lo devi onorare con un nome ancora migliore, un nome ancora migliore di Gastaldi, che è Gandolfi. E tutta sta faccenda l'ho già spiegata nel filmato Serafino Massoni, Linetta, Tommaso Gastaldi, Gandolfi, va bene? E perché e lì in Piazza Massoni tutte le mattine vado in Piazza Massoni, creata da quell'architetto che si chiama Vuoto Più Scuro Luigi. Bella questa piazza, io così ho sempre detto ai giovani: ma se volete andarci pure voi in Piazza Massoni, basta che digitate su Google Piazza Massoni. Però gli amici che mi vogliono bene hanno dato delle informazioni più precise e sul profilo hanno messo anche il link di Piazza Massoni, che così è ancora più facile andarci. E tutte le mattine vado in Piazza Massoni. Sono appena reduce, mi sono bevuto due caffè e mi sono fumato due sigarette, ovviamente in due bar diversi di Piazza Massoni, che è stata costruita in maniera virtuale, su questo spazio virtuale, da Vuoto Più Scuro alias Luigi, che io ancora non ho capito chi sia questo Vuoto Più Scuro alias Luigi. So soltanto che è un eone neoplatonico, andatevi a leggere l'Ennea di Plotino, invece di andare a farvi le canne o di andare a fare lo sballo, che lo sballo è un atto di eroismo dei marchettari. La parola marchettaro l'ho imparata qua, adesso, ho quasi 70 anni, ho imparato la parola marchettaro, perché su due o tre giorni fa un caro amico, scusami caro amico se non mi ricordo il tuo nickname, scusami caro, ma tu mi hai insegnato la parola marchettaro, ci farò pure un video, ha scritto: ma Serafino Massoni, ma non gli dà retta
a questa gente, sono solo dei marchettari. E io gli ho risposto: certo, caro amico, tu li chiami marchettari, io li chiamo semplicemente anime morti, però credo che sia meglio il termine marchettaro. Un giorno ci farò un filmato sul marchettaro. Io vi posso già anticipare, però, qual è l'ideale del marchettaro. L'ideale del marchettaro è quello di non lavorare, quello di non fare niente, e poi di lamentarsi di non avere i quattrini. Quello è il modus vivendi del marchettaro, è quello di lamentarsi di non avere i quattrini, però di non fare nulla per averli i quattrini. E il marchettaro non pensa che i posti di lavoro sono tanti, il marchettaro, l'anima morta, ce ne sono tanti di posti di lavoro, si può andare a lavorare nelle stalle a mungere, ai mungitori, si può andare a lavorare per esempio a raccogliere i pomodori, a raccogliere gli agrumi, a raccogliere le olive, si può fare i badanti o le badante, perché ci sono anche delle marchettare donne, che sia chiaro, badanti. E per cui il problema dei migranti, migranti, siamo invasi dai migranti, è colpa dei marchettari se ci stanno i migranti, perché i marchettari non li vogliono fare i cosiddetti lavori umili, che invece per me sono lavori nobili, perché nella mia giovinezza, per mantenermi gli studi universitari, ho fatto per 4 anni o 5 anni, 5 anni, il fornaio, ma non quello che lo vende il pane, che si fa poca fatica a venderlo, no, 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 quello che sta nel forno lo fa il pane, ma non c'è niente di male a fare un lavoro cosiddetto umile, umile. Siete voi marchettari, marchettari che volete guadagnare senza fare i lavori umili. E no, cari, non ci stanno scorciatoie, cari amici. Chi fa le scorciatoie va in galera oppure resta senza la lira, non si può permettere neanche al mattino neanche un caffè o una sigaretta in Piazza Massoni. Che la cosa più bella del mondo è quella di andare al mattino, all'inizio della giornata, andare a fumarsi una sigaretta e a bersi un caffè in Piazza Massoni, magari in compagnia proprio di Serafino Massoni, in questa piazza virtuale dove incontro tutti gli amici, incontro tutti gli amici, quanti ce ne sono lì in Piazza Massoni di amici miei, non potete manco immaginarvelo. Beh, c'è anche uno che veleggia su tutti i mari del mondo, veleggia in continuazione, non si sa bene dove sia, sulle coste degli Stati Uniti, sulle coste della Francia, sulle coste dell'Indocina, sulle coste della Nuova Zelanda, non si sa mai dove sia questo che è. Tanti, 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 Leopoldo Tirelli, ma Gemini, ma scusatemi se non li nomino tutti, non li posso ricordare tutti. Ebbene, stamattina stavamo in Piazza Massoni e non mi vengono a dire che, uè, ma Serafino Massoni, ma da diversi giorni noi vediamo che il tuo canale diventa sempre più bello il tuo canale. Hai le liste dei cosi, dei video preferiti, hai la lista dei video che parlano bene di te, hai la lista dei video che parlano male di te, e poi, ci sono dei commenti che sembra quasi che non siano stati scritti da te. Ma belli, precisi, puntuali, questi, cioè delle risposte che sembra che non siano state da te, perché sembra che tu lavori pure di notte. Sembra che tu lavori pure di notte, Serafino Massoni. Non di notte. Ma insomma, ma come ve lo devo dire? Ma se ve l'ho già spiegato nel filmato Serafino Massoni, Linetta, sotto controllo, ma ve l'ho già spiegato. Ve l'ho già spiegato. Ve l'ho già spiegato che questo mio canale, tra virgolette, glorioso, tra virgolette, con tanto di partnership. Poi faremo anche un bel discorso sulla partnership, anime morte, e poi qual è quell'altro nome, non me lo ricordo più. Vabbè, lo faremo poi un bel discorso sulla partnership, anime morte. E ve l'ho già spiegato che è sotto il diretto controllo ininterrotto 24 su 24 di YouTube. Poi c'è la polizia postale e poi ci sta pure il professor Tommaso Castaldi. Ma come ve lo devo dire? Ve l'ho dette queste cose con la mia faccia, con nome, con cognome e pubblicamente, ma cosa vi devo dire di più? Co come
come in quella bella, meravigliosa commedia del meraviglioso Shakespeare, Sogno di una notte di mezz'estate, di notte appaiono i folletti, gli gnomi che si mettono a danzare sui fiori, lì nel bosco al buio, così sul mio canale. Di notte circolano le potenze benefiche, gli eoni, che hanno detto: no, no, questo canale lo dobbiamo proteggere, lo dobbiamo proteggere. E loro lì ci vanno, di notte ci vanno, belli, sembra di stare proprio lì ad assistere a quella bella, superba, poi parleremo pure della superba commedia di Schopenhauer, Divina Commedia, Sogno di una notte di mezz'estate. Ma che bello vedere la vita che brulica su questo canale di notte, e lì tutti gli amici o non amici che stanno: ma che succede? Ma che succede? Ma che fai? Lavori pure di notte? Ma di chi sono le mani che scrivono certe risposte? Ma di chi sono? Sono le tue o sono di qualcun altro? Ma sono le mani degli eoni, le mani degli eoni, gli eoni, le potenze benefiche che l'hanno preso sotto la loro protezione questo canale. E spiegheremo il perché. Ah, i marchettari, è una parola che ho imparato adesso, ho quasi 70 anni. Imparato adesso, marchettaro, l'ho imparato adesso, me l'ha insegnato un giovane di YouTube, e ci parleremo. Quanto ci ritornerò sulla parola marchettaro, e quanto ci ritornerò su questa parola. E allora, ma perché YouTube, perché il grande cuore di YouTube, eh? Ma perché, l'ho spiegato, Serafino Massoni è sotto controllo. Ma perché si è preso a cuore il canale di Serafino Massoni, dopo che dei marchettari, che io delicatamente chiamo anime morte, dei marchettari lo avevano fatto sparire? Perché i marchettari sono capaci solo di far questo, non sono capaci di creare. Sono capaci solo di distruggere, sono marchettari, sono anime morte. E però i marchettari li trattiamo secondo le regole del patriarcato, eh? Perché io è vero che sono uomo del matriarcato, ma siccome sono stato destinato a vivere in patriarcato, in patriarcato uno deve avere una bella gladio, una bella spada, un bel gladio romano, o anche un bel Excalibur. In patriarcato uno si deve anche adattare alle esigenze del patriarcato, e mettere in fuga i marchettari. Allora, YouTube se l'è preso a cuore, il canale di Serafino Massoni. E perché? Ora spieghiamo ai marchettari, alias Anime Morte, che YouTube, miserabili, è un grande spazio virtuale mondiale. Miserabili, un grande spazio virtuale mondiale. E chi l'ha messo in piedi, questo grande spazio virtuale mondiale, che voi indegnamente e gratuitamente occupate senza neanche dire grazie? Voi, non lo riferisco, non mi riferisco all'80% di chi occupa uno spazio su YouTube, perché l'80% di chi occupa uno spazio su YouTube è gente per bene. Voi, i marchettari o le anime morte, non sono più del 20%. Più del 20%. E allora, per mettere in piedi un giornale che sia il Corriere della Sera, la Repubblica, il Fatto Quotidiano, la Stampa, per mettere in piedi un quotidiano, in questo caso quel quotidiano mondiale e virtuale che è YouTube, ci vogliono dei quattrini miserabili. Di certo non siete stati voi marchettari a dare i quattrini a YouTube per creare questo spazio virtuale. E YouTube è fatto dei cristiani, e i cristiani devono fare colazione, pranzo e cena, devono pagare l'affitto. Allora, chi ha messo in piedi YouTube, ed è poi inutile che voi andiate a dire: ma YouTube è una potenza economica mondiale. Di certo, se è una potenza economica mondiale, non sarà mica, non è di certo un merito dei marchettari, perché i marchettari a YouTube non gli hanno mai dato una lira, benché occupino gratuitamente un bel pezzo dello spazio di YouTube, magari sporcandolo anche, facendoci la pipì e la popò sopra, e senza neanche dire grazie, perché i marchettari
non si rendono neanche conto che quando fanno uno dei loro miserabili video dovrebbero esordire sempre così. Io, miserabile, io marchettaro, esordisco ringraziando YouTube che mi offre gratuitamente la possibilità di occupare una parte del suo spazio, anche se io altro non sono capace di fare che di sporcarlo, lo spazio di YouTube, facendoci sopra pipì e popò e senza neanche dire grazie. E il marchettaro dovrebbe sempre esordire così in un video. Allora, questo grande giornale quotidiano, virtuale, però è più reale è più reale questo grande quotidiano virtuale è più reale, è più incisivo dei quotidiani cartacei che li chiamano reali, ma invece sono più virtuali loro. Ma di che vivono questi quotidiani? I quotidiani che voi tenete tra le mani quando andate al bar e che li leggete e che non avete manco un quattrino di comprarvelo, è un quotidiano cartaceo, come non avete manco un quattrino per farvi un caffè o una sigaretta, perché, non perché non ci sia da lavorare, ma perché non avete voglia di lavorare. Ed è per questo che vi chiamate ricottari, non so come, che siete dell'anima morte. Allora, i giornali che voi conoscete, di che vivono? Vivono un po' di contributi governativi e un po' di pubblicità. E allora, e YouTube? I contributi governativi non ce li ha. YouTube vive di pubblicità. E chi è che gliela fa la pubblicità a YouTube? Cioè, chi è che garantisce la pubblicità a YouTube, sia a livello nazionale che a livello mondiale? Ma coloro che fanno dei video interessanti. Mi dimentico ancora come vi chiamate, miserabili, devo continuare a chiamarvi anime morte. Coloro che fanno video interessanti, non siete, non sono, non, 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 non sono di certo i vostri canali che procurano il sostentamento a YouTube. Ah, marchettari, non sono di certo i vostri video e i vostri canali che tengono in vita YouTube. E YouTube è tenuta in vita da tutti i canali che hanno avuto da YouTube la partnership, perché è solo su quei canali lì con la partnership che le aziende nazionali ed internazionali ci vanno a mettere la pubblicità. Capito? Siete così marchettari che neanche le sapete queste cose. Voi pensate che YouTube sia stata mandata giù per voi dal Padre Eterno e che YouTube si possa mantenere così con la manna del Padre Eterno? Marchettari, così come il Padre Eterno mandò giù la manna a Mosè e al popolo ebraico quando attraversarono per 40 anni il deserto del Sinai. Miserabili marchettari, ma Dio, che bel nome marchettaro, è uno che fa le marchette perché non c'è voglia di andare a mungere nelle stalle e non c'è voglia neanche di andare a lavare i piatti in una trattoria. Io invece l'ho fatto, io per mantenermi gli studi, quante volte che l'ho già detto, ho fatto il cosiddetto lavoro umile, che non è umile per niente, il lavoro delle mani nel forno, facevo il pane, facevo di notte facevo il pane e di giorno studiavo. Allora, i lavori umili sono umili soltanto per la vostra testa malata di marchettari, capito? Fateli voi i lavori umili, cosiddetti umili o manuali, vedete i migranti ci vengono più in Italia. Vedete quanti posti di lavoro che saltano fuori per voi marchettari, che non fate altro che lamentarvi che vi manca il posto di lavoro. E vi mancherà sempre il posto di lavoro, sia che la crisi ci sia che non ci sia, a voi mancherà sempre il posto di lavoro, che non ci avete voglia di lavorare. E pensate voi che YouTube ce la vede la pubblicità sui vostri canali? Non vi siete mai chiesto? Dite a me che io mi vanto di avere la partnership. E non vi siete mai chiesto? Ma lo sapete che la partnership uno non è che la può richiedere? YouTube, dammi la partnership. Un altro marchettaro ha detto: io pure, se volessi, potrei averla la partnership. No, marchettaro, non la puoi avere la partnership tu, perché le aziende non ci vanno sul tuo canale. Deserto, deserto, deserto. Io la partnership non l'ho mai cercata.
Marchettati, non l'ho mai cercata la partnership. Io sono venuto su YouTube per esprimermi, non sapevo neanche. Marchettari, e ricordatevi queste cose, io non sapevo neanche che cosa fosse la partnership. Che quello che io sto dicendo è la verità, ve lo potrebbe testimoniare un amico, un simpatico amico che io chiamo, che anche altri chiamano Lord Manners. Lord Manners, mi pare che sia Manners 666. E tra me, Serafino Massoni e Lord Manners, 2 anni fa, quando ero ancora agli esordi, ero ancora agli esordi. E non, nemmeno restituivo l'amicizia a chi me la chiedevo, nemmeno restituivo le iscrizioni a chi si iscriveva al mio canale, perché nulla sapevo di questi meccanismi delle amicizie e delle iscrizioni. E ci fu un lungo carteggio tra me, Serafino Massoni e Lord Manners. Fu lui che mi disse: "Ma sì, insomma, Lord Manners, non ti offendere. Va bene, tu mi chiedesti, Lord Manners. Lo sai che ti apprezzo, no? Tu mi chiedesti di iscriverti al tuo canale." E io cosa dissi? "Ma Lord Manners, guarda che io, non ti offendere, amico mio, ma io devo spiegare alle anime morte, ai marchettari, come stanno le cose." Ma io ho detto: "Guarda che Lord Manners, ma io non ho mai chiesto a nessuno di iscriversi al mio canale, ma perché tu mi chiedi di iscrivermi al tuo canale?" E lui mi disse: "E vabbè, mi serve arricchire il mio canale, perché poi a un certo punto potrò creare, non solo con l'iscrizione, ma anche con le visualizzazioni, perché non bastano le iscrizioni. Lo sai, vero marchettaro, a chi mi rivolgo, vero? Non bastano, non basta chiedere le amicizie e chiedere le iscrizioni per avere la partnership, marchettaro. YouTube non guarda mica, sai, il numero di iscritti e il numero di amici, eh? YouTube non gliene frega un tubo. YouTube non gliene frega un tubo degli amici, del numero degli amici e del numero degli iscritti. Marchettaro, che te la devo dire io a 70 anni queste cose, ti dovresti vergognare. Di certo sei un disoccupato per colpa tua, però, perché non c'è voglia di lavorare. A YouTube non gliene frega niente del numero degli iscritti e del numero degli amici. YouTube guarda soltanto le visualizzazioni. Quanti sono quelli che vanno a visualizzare i tuoi video? Se i tuoi video hanno delle visualizzazioni molto vicine allo zero, tu puoi avere 100.000 iscritti, 200.000 amici, che YouTube non te la mette la pubblicità sul tuo canale, perché le aziende, marchettaro, non vanno a sprecare i soldi per te, marchettaro, capito? Allora, io nulla sapevo né di questo meccanismo delle iscrizioni, ma io, tanti si iscrivevano. Io mica andavo a iscrivermi da loro, non sapevo nulla, io manco sapevo chi erano i miei iscritti, gli amici, non sapevo nulla. E a un certo punto ci fu un carteggio tra me e Lord Manners. Da quel carteggio seppi che esisteva una cosa che si chiamava partnership. Ma io della partnership non mi occupai lo stesso, non ero venuto su YouTube per fare il partner. E io ho già lavorato 40 anni nel mondo della scuola, ho fatto il professore di liceo, filosofia e storia, ho fatto il preside di licei, preside di ruolo, che sia chiaro, non preside incaricato, preside di ruolo, vincitore dei concorsi, preside di licei, classici scientifici. Io ho già la mia pensioncina, è l'unica mia proprietà la pensioncina, perché io non sono proprietario neanche del letto in cui dormo. L'unica mia proprietà, vabbè, Max Stirner diceva: "L'unico è la sua proprietà", e io sono l'unico, e la mia unica proprietà è questo, proprietà proprio per modo di dire, perché per modo di dire proprietà, è la pensione. Io con la mia pensione ci campo discretamente, discretamente, ci ho lavorato 40 anni, adesso lavorate voi, marchettari, dopo che avrete lavorato per 40 anni, come si deve, onestamente, e dopo avrete anche voi la vostra pensione. E sì, vi hanno modificato l'iter della pensione, per cui nel futuro i giovani avranno una pensione più bassa, però vi hanno lasciato la facoltà di farvi la pensione integrativa. Di farvi? Eh sì, fate come si fa negli Stati Uniti. Va bene? Avrete la pensione un giorno un po' più bassa di quella di cui
hanno beneficiato quelli della mia generazione, però vi viene data la facoltà di integrarla, finché siete giovani, con un anziché andare a buttare via soldi in discoteca, ricottari, anziché farvi le canne, ricottari, spendete di meno e fatevi la pensione integrativa. Capito? A vostre spese, a vostre spese. Perché in patriarcato le cose vanno così. Ricordatevi la favola della formica e della cicala. Allora, io, quando sono venuto su YouTube, non sapevo nulla. Non sapevo nulla di tutto il meccanismo delle amicizie, degli iscritti, per cui Lord Manners, te lo dico con affetto, caro amico, tu mi chiedesti l'amicizia, vero? Se YouTube conserva tracce, no, mi chiedesti iscrizione, e ripetutamente, se YouTube conserva tracce degli scambi, dei messaggi, lo può testimoniare. E io poi, da allora, da quel discorso, capii che esiste il meccanismo di chiedere le amicizie o di chiedere le iscrizioni e via di seguito. Però nulla sapevo di queste cose, nulla, e tantomeno sapevo nulla della partnership. Non l'ho mai chiesta io, miserabile, sai bene chi sei tu, vero? Tu che in un video hai detto che la partnership potrei averla anch'io, basta chiederla. Ma YouTube ti dà un tubo se gliela chiedi tu, che sul tuo canale sei zero. Non ci andrebbe ma neanche il più morto di fame degli imprenditori sul tuo canale. Non ci vanno mica gli imprenditori a buttare via i loro soldi per fare pubblicità su un canale che non lo vuol vedere nessuno. Allora io nulla sapevo dalla PAN. La PAN non l'ho mai chiesta. YouTube è testimone, YouTube che mi controlla, che mi tiene sotto controllo, e sono contento del suo controllo, può testimoniare che Serafino Massoni non l'ha mai chiesta la partnership. Ma lui YouTube, col suo grande cuore, mi ha detto un giorno, arriva un bel messaggio, un giorno mi dice: complimenti, complimenti, ora sei un partner, fai questo, questo, questo e questo e metteremo la pubblicità sul tuo canale. E io ho fatto questo, questo, questo e questo, ho messo in moto Google, non mi ricordo bene, AdWork, AdSense, non mi ricordo bene, un procedimento un po' complicato, e adesso c'è la pubblicità. Ma Serafino Massoni non gliel'ha mai chiesta la partnership? Non si chiede la partnership è una cosa che ti devono dare. Te la danno loro, te la danno loro, te la dà YouTube, te la dà la partnership. Quando sei arrivato a un certo livello di visualizzazioni, e quel certo livello di visualizzazioni vuol dire che te le sei guadagnate, perché le visualizzazioni del mio canale io non le devo né all'uomo del colle, l'inquilino del colle, né a Berlusconi, né a D'Alema, e né a quelli di destra, né a quelli di sinistra, ma queste visualizzazioni le devo semplicemente alla mia creatività, va bene? E dietro la creatività ci sta la cultura, e dietro la cultura ci sta la fatica, perché non si nasce con la cultura, capito? Non è che uno, la cultura è come quando uno nasce figlio di Berlusconi. La cultura uno la deve acquisire, anche a fatica, anche a fatica. Uno disse, esordì in un video, e io non c'ho la cultura di Serafino Massoni, io non ho studiato, non ho potuto studiare. È così come se noi ci dovessimo mettere a piangere perché uno non aveva studiato, miserabile anche tu. Ma com'è quella parola là? Ah, boh, no, vabbè, miserabile, ma vai alle scuole serali, vai. Invece di perdere tempo su YouTube, vai alle scuole serali, fatti una cultura, e dopo che ti sei fatta la cultura torna su YouTube con la cultura, senza dire più io non mi sono fatta una cultura, io non ce l'ho la cultura, io ho fatto solo la terza media, dice quel Marchettaro, ma ho fatto solo la terza media. Ci metteremo su tutti a piangere perché tu hai fatto solo la terza media, e pensate che possono andare a scuola pure le pietre oggi, possono dire la scuola c'è per tutti, c'è gratis, e in ogni caso la cultura uno se la può fare da solo, e anche da soli i migliori sono gli autodidatti, però l'autodidatta, se dopo che si è fatto la cultura come autodidatta, andare a venire sul web, su YouTube, a dire: ah, io non sono andato a scuola, la cultura non me la sono fatta da niente. O ce l'hai perché te la sei fatta con la scuola o senza la scuola, oppure stai zitto, no? Non piangerti addosso, dice: no, ho solo la terza media. Quanti ne ho conosciuti io di lavoratori che andavano alle scuole serali, si sono preso il diploma e poi si sono preso pure la laurea, si sono preso, non ti metti. Allora, Serafino Massoni, Marchettaro, e sai chi sei, vero?
Ti ho già nominato? No, non ti ho mai nominato, ti ho solo descritto. Serafino Massoni non l'ha mai chiesta la partnership a YouTube. È stato YouTube che gliel'ha data la partnership, perché rientra nell'interesse di YouTube dare la partnership a persone che hanno il canale come quello. Ci sono mica io, ce ne sono di canali che hanno la partnership, ma mancherebbe. E di questo vive YouTube. E tu, marchettaro, voi marchettari, neanche le sapete queste cose. Venite a sporcare questo grande spazio di YouTube, a farvi sopra la vostra pipì e la vostra popò e non dite neanche grazie. E pensare, ignorantoni, che dovreste esordire nei vostri miserabili video di marchettari dicendo grazie YouTube che ci dai gratuitamente la possibilità di venire a fare la pipì e la popò sul tuo glorioso spazio virtuale, a noi marchettari, che a te YouTube non diamo niente, diamo solo dei problemi, semmai. E YouTube non vive dalla manna che manda giù il Padre Eterno, non vive dei sussidi governativi come fa il mondo del cartaceo. Vive nella pubblicità. Della pubblicità vive anche il cartaceo. Se voi sfogliate il Corriere della Sera o la Repubblica, per esempio, sono più le pagine dedicate alla pubblicità che non le pagine dedicate ai servizi giornalistici. Ignorantoni, ma non le fate queste considerazioni? E se vivono di sussidi governativi e di pubblicità i grandi quotidiani radical chic come la Repubblica, cosa deve fare YouTube che non ce l'ha i sussidi governativi? Deve puntare sulla pubblicità. Ci punta già il mondo del cartaceo, pur avendo i sussidi governativi, e non ci deve forse puntare YouTube che i sussidi governativi non li ha, ignorantoni, ma non siete capaci di fare questo ragionamento. Ma cosa pensate, brutti ignorantoni e marchettari, che YouTube viva della vostra faccia di marchettari? Ma voi dovreste solo ringraziare YouTube. Ma io, se io fossi YouTube, non vi accoglierei nel mio spazio. Se fossi YouTube, non vi accoglierei. Perché non vi meritate di essere accolti questo libero spazio glorioso, voi che non siete neanche capaci di ringraziare. Ecco, va bene, cari amici, ecco dove sta il grande cuore di YouTube. Non vi meravigliate di quello che trovate sul mio canale. Non vi meravigliate di quello che avviene come nella celeberrima commedia di Shakespeare, Sogno di una notte di mezz'estate, con tutti i folletti, gli gnomi, le fatine che si muovono di notte nel bosco, nei boschi. Ma non vi meravigliate, non vi meravigliate. Non sono io. Io di notte cerco, sì, qualche volta ci vengo pure di notte, ma di solito dormo di notte. No, si agita tutto il mondo fatato descritto da Shakespeare. Andatevelo a leggere, Sogno di una notte di mezz'estate. Andatevelo a leggere, cari. Ma non pensate soltanto a, che so, andare in discoteca, a fare lo sballo. Ma leggetevi le cose belle, interessanti. Si chiama questa meravigliosa commedia insuperabile, Sogno di una notte di mezz'estate, di Shakespeare, va bene? Ecco, quello che avviene sul mio canale di notte e assomiglia a quello che avviene nella commedia di Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate. E in quella commedia avvengono le cose più belle del mondo. Solo Shakespeare poteva descrivere quello che avviene in un bosco d'estate di notte, quando i cristiani dormono. Cari amici, il grande cuore di YouTube. E YouTube mi ha preso sotto il suo diretto controllo. E fa bene, perché io, assieme a tutti gli altri, e sono tanti, assieme a tutti gli altri, e sono tanti, che hanno la partnership, contribuiamo a tenerlo in vita, YouTube. Contribuiamo, capito? YouTube è una potenza economica internazionale? Ma se è una potenza economica internazionale, miserabili ricottari, mica è diventata tale per merito vostro, brutti ricottari? Se è diventata una potenza economica mondiale, internazionale, sarà per merito della pubblicità che YouTube è stato capace di acquisire, e l'acquisita per merito dei partner, capito?
È per questo che YouTube protegge i partner, li protegge, li tutela, gli vuole bene i partner. Ecco perché ho detto il grande cuore di YouTube. E non vi meravigliate di quello che avviene sul mio canale di notte. Quello che avviene sul mio canale di notte è pari pari, identico, identico, identico a quello che ha descritto Shakespeare nella sua bella commedia Sogno di una notte di mezz'estate. Va bene, cari amici. Grazie a tutti quelli che al mattino vengono con me a prendere caffè e fumare una sigaretta in piazza Massoni. Grazie ancora per l'ennesima volta al professor Tommaso Castaldi, che meglio sarebbe, il mio inconscio mi dice di chiamarlo Tommaso Gandolfi. Grazie alla meravigliosa equipe di YouTube, va bene, che ha tanto a cuore questo canale, onorato della partnership, e ai marchettari gli ho spiegato a che cosa serve la partnership. Brutti marchettari, riguardatevelo questo video più di una volta e imparate come stanno le cose. Grazie cari amici, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.